Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale. Finalmente mi sono decisa dopo non so quanto tempo a fare un nuovo video. Nuovo video e mi ha convinto anche mia mamma, mi ha detto dai, fai video. E grazie mamma, finalmente mi sono convinta. E d'ora in poi spero comunque di continuare perché sono veramente una che veramente procrastina tantissimo, sono pigrissima e dico sempre sì, farò, farò, farò. Comunque oggi volevo raccontarvi, mio marito che interrompe, figurati, no, dicevo, ho notato che non ho mai fatto video, cioè ho fatto tanti video sulla vita in Giappone, ma non mi sono mai proprio soffermata proprio a parlare solo del Giappone. Diciamo che a me piace mettere dentro nel mio canale tanti argomenti, dal veganismo, dalla legge di attrazione. Ho fatto anche un video di come sono riuscita a venire a vivere in Giappone grazie anche a legge di attrazione usando il mio subconscio. Comunque sia, oggi appunto volevo raccontarvi com'è la vita in Giappone? Com'è il costo della vita? Si trova lavoro? Perché ho notato che sia sui social ricevo tante di queste domande e anche quando mentre lavoro i miei clienti mi chiedono spesso, mi fanno domande com'è la vita in Giappone, sia italiani che no, ma comunque ricevo molto queste domande e volevo nel mio piccolo darvi consigli e parlarvi della vita in Giappone, perché comunque sono quasi 6 anni che vivo in Giappone, quindi adesso rispetto a prima so bene come si vive, e quindi appunto se posso aiutare a darvi consigli e a far realizzare il vostro sogno, cioè ne sarei veramente contenta. Tipo l'altra volta mentre stavo lavorando, una signora italiana mi fa: scusa, posso chiederti una domanda? Come hai fatto a vivere in Giappone? Com'è la vita in Giappone? A grandi linee ho cercato di spiegarle, però ecco, ho pensato proprio perché non fare un video se posso aiutare qualcuno? Oggi parleremo di questo. Io vi posso parlare per quanto riguarda la mia esperienza di vita, la mia percezione, perché comunque ogni persona che vive in Giappone ha diverse esperienze, un vissuto diverso dal mio. Comunque sia, è facile vivere in Giappone? Sì e no, dipende tutto appunto da voi, dalla percezione che avete delle cose. Può essere bellissimo, può essere anche un inferno. È fattibile vivere in Giappone? Sì, è fattibilissimo. È fattibilissimo, chiunque ci può venire. Io non parlo solo alle persone giovani, ecco, tutti possono venire in Giappone. Il mio consiglio è sempre quello di venire in Giappone prima per sondare, tastare il terreno, si dice così. Magari venite, ecco, in viaggio, magari 2 settimane, tre, vedete com'è un po', e ovviamente vivere e invece venire in Giappone da turista è completamente diverso. Anch'io quando sono venuta qui la prima volta era tutto bello, rose e fiori, poi ovviamente vivendo, adesso sono appunto quasi 6 anni che vivo in Giappone, quindi è subentrata la routine, invece prima era tutto come ah, bellissimo, un paradiso tutto nuovo. Ovviamente mi piace tantissimo ancora vivere in Giappone, era il mio sogno da quando avevo 12 anni, sono stracontenta e grata di vivere in Giappone, ma tante cose sono cambiate. La domanda appunto che mi fanno in tantissimi: com'è vivere in Giappone? Dal mio punto di vista, a me piace tantissimo vivere in Giappone, perché non lo so neanche spiegare, perché sarà che appunto ormai ho trovato la mia stabilità. Mi piace il paesaggio, mi piacciono tanti i templi giapponesi, la cultura, ho il mio lavoro, mi piace la mia casa, la mia routine. E però sento tanti che dicono: no, a me non piace vivere in Giappone, se potessi tornare a casa, dipende anche dal lavoro che uno ha, appunto. E poi comunque c'è da dire che io non vivo da sola, vivo con mio marito che è giapponese. Se fossi stata da sola magari sarebbe stato ancora più difficile, mi sarei sentita più sola, perché tante volte adesso comunque mi sento sola avendo comunque la famiglia in Italia, che io sono molto legata alla famiglia, mia mamma, mia sorella. E appunto non è stato facile separarsi. All'inizio magari io ero una che proprio voleva scappare dall'Italia perché facevo fatica a trovare lavoro, ho avuto tante difficoltà. In Giappone mi piace che sui treni c'è silenzio, mi piace che non sento bestemmiare in italiano o dire le parolacce in italiano, sono più tranquilli i giapponesi su quello, sì.
rispettosi o meno, quello dipende. Ci sono persone rispettose, educate e altre no. E ho parlato in tanti video comunque della gentilezza, una gentilezza ai giapponesi, ma farò altri video appunto come cosa fare in Giappone, cosa non fare. Se voi appunto avete questo sogno di provare a vivere in Giappone, il consiglio che do a tutti è appunto di venire prima come turista. Poi iscrivervi a una scuola di giapponese, che comunque una base vi serve, quello serve il giapponese. Poi dipende se voi siete freelance e avete, non so, già un vostro lavoro che sapete che riuscite a fare anche in Giappone, magari il giapponese non vi serve. Dipende da voi se volete immergervi nella cultura giapponese, fare amicizie con giapponesi, lavorare a contatto con i giapponesi, oppure volete lavorare in un'azienda per dire italiana. Io non sono molto informata adesso, quindi non vorrei dire stupidaggini sui visti, cioè io ho il visto matrimoniale, ci sono persone che hanno il visto, non so, umanistico o altri visti, quello stavo e magari cercare appunto su internet i vari visto. Il consiglio appunto che do alle persone che vogliono fare un'esperienza in Giappone di 3-6 mesi, mettiamo 6 mesi, voi vi iscrivete in una scuola giapponese, pagate la retta, fate questo corso di giapponese e imparate le basi. Se poi in questi 3 mesi voi vedete che ma è fattibile, ho tanti risparmi, comunque riesco a pagarmi l'affitto, magari in un futuro potrete ritornarci. Se invece voi volete proprio lavorare in Giappone, il consiglio che io do, che dirò sempre, è di non lasciare tutto da un giorno all'altro, trasferirvi in Giappone per un anno, perché magari poi non vi piace, magari vi piace, magari no. Anch'io, cioè, effettivamente ho lasciato l'Italia, ho visto sì, diciamo, 3 mesi, poi sono tornata in Italia, poi ho visto ancora 3 mesi in Giappone, quindi ho fatto un avanti e indietro e ho avuto modo di capire com'era appunto la vita in Giappone e mi è piaciuta. Ecco, potete anche fare direttamente un'esperienza di 6 mesi e se non erro, se fate 6 mesi e pagate la retta scolastica, avete la possibilità di lavorare in Giappone, di trovare un lavoro part-time. Dove venite appunto pagati, così almeno cioè, riuscite comunque a mettere via soldi. E appunto un altro consiglio: prima di venire in Giappone, non fate come me, mettete via soldi se riuscite, risparmiate il più possibile, perché il Giappone, in confronto all'Italia, il Giappone è molto più caro, gli affitti sono più cari, soprattutto in centro Tokyo. Io non so fuori Tokyo, io abito a Tokyo, gli affitti sono più cari, le bollette anche. Il cibo anche, io adesso è un po' che non vivo in Italia, però la frutta qua è carissima. A me piace la frutta, ma a volte una mela ti costa, non so, 3 euro. Il melone e le angurie anche hanno di quei prezzi. Anche la pasta, le cose importate sono più care, ma quello è ovvio. Se volete mangiare giapponese, quello vabbè, trovate anche bento, quelli già preparati e sono economici. Però io, appunto, parlo per me, l'affitto che pago è una casa grande, non è una villa a 3 piani con la piscina, però è caro l'affitto. Per quanto riguarda il terzo punto, trovare lavoro è facile, si trova lavoro. Parlando anche con altre persone, in Giappone si trova più facilmente il lavoro, anche se si è magari poco pratici con il giapponese, o io sono stata fortunata. O non lo so, secondo me è molto ma molto più facile trovare, specie a Tokyo, un lavoro. Io ho trovato subito, subito, cioè non sapevo giapponese, mi avevano preso in un ristorante italiano, però ecco, mi fanno basta che sai l'inglese, non ti serve il giapponese. Io ho detto, ma come faccio a capire quello che mi dicono i clienti? Però avevo una base di giapponese, gli altri miei colleghi erano anche loro tutti stranieri. E ho trovato subito, cioè ero lì in Giappone neanche da una settimana, ho fatto il colloquio, mi hanno detto inizi domani. E in Italia a me, cioè, mi dicevano sempre le faremo sapere, e devi avere l'esperienza, devi avere il curriculum tutto pieno, pieno di esperienze, veramente, da quello che sento anche dalle mie amicizie qua in Giappone si trova più facilmente. Se si vuole invece si può trovare lavoro come modello o modella senza fare le sfilate, sono lavori extra. Oppure si può insegnare inglese se si ha una buona conoscenza dell'inglese o se si è madrelingua.
ma anche da madrelingua, ho sentito tante persone che insegnano inglese, a me non è mai piaciuto, interessato, quindi non mi sono mai proprio informata. Ci sono anche scuole di italiano dove cercano persone per insegnare l'inglese, cioè io vi dico, io sono venuta in Giappone e non avevo neanche il visto e ho trovato lavoro, non avevo il visto all'epoca. Ho fatto anche lavori un po' rischiosi, come avrete visto in un video, consiglio di vedere il video, in un video avevo lavorato in un girls bar, per chi non sa cos'è, sono in poche parole sono posti, pub, dove tu versi i drink, fai i drink al cliente e parli e basta, e vieni pagata anche bene. Non consiglio a nessuno di farlo perché no, cioè poi dipende da come siete fatti o fatte, no. Secondo me si trova lavoro più facilmente. Ecco, poi dipende dal lavoro, cameriera, barista, ristorante si trova facilmente, altri lavori dove magari richiedono il visto, magari no, ecco, io non sono una che demonizza il Giappone, che dice no, è impossibile, non venite, non si vive bene. Cioè, ho visto dei video prima di venire in Giappone anni fa, dove proprio parlavano malissimo del Giappone e io mi chiedevo allora cosa state a fare in Giappone, oppure volevano spaventare le altre persone, gli altri italiani per non farli venire. Cioè, state tranquilli che volere e potere, quindi ricapitolando, dipende da voi come siete fatti, che percezione, da che vissuto avete, se siete persone ottimiste o più pessimiste, se siete pessimiste, già iniziate, no, non ce la farò, non posso qua, non si farà. È fattibile, sì, è fattibilissimo vivere in Giappone, la vita in Giappone è più cara, si trova facilmente più lavoro per quanto riguarda appunto la ristorazione e cose, e consiglio sempre di venire in Giappone già preparati con un minimo di giapponese, con dei risparmi e via dicendo. Ho dimenticato di dire una cosa, volevo dire anche appunto se siete persone introverse o estroverse. Io sono una persona introversa, soprattutto durante il corona, sono stata tanto in casa, no? Cioè andavo al lavoro, però ho perso un po' di amicizie perché la mia amica inglese è tornata nel suo paese, altri sono tornati nel loro paese e mi sono ritrovata con poche amicizie. Mi sono proprio abituata a stare da sola, però comunque io ho mio marito, appunto, come dicevo. Se voi siete persone che volete magari integrarvi, volete fare amici giapponesi, su quel lato lì, in linea di massima è un po' più difficile fare amicizie giapponesi. Ci sono tante persone straniere che vengono in Giappone che vedo e che magari tipo fanno amicizia con altri stranieri, come era successo a me, cioè tutti amici stranieri. Adesso ho qualche amicizia, ho trovato un'amica che tra l'altro è vegana e siamo amiche. E poi vabbè, le mie colleghe ci esco ogni tanto, ho fatto tanta fatica all'inizio, anche se conosco magari persone con gli stessi, non so, hobby, cose in comune, anche ho fatto attivismo con dei giapponesi vegani, ma non siamo riusciti a creare quel legame. Sarò anch'io appunto che sono diventata un po' introversa, quindi faccio fatica. Se voi siete estroversi e parlate anche coi muri, magari per voi sarà più facile fare amicizia, però ho sentito anche appunto di persone estroverse che fanno amicizia con tutti, però con gli giapponesi sì, ci escono, parlano e scherzano e poi però spariscono i giapponesi, cioè si puff, volatizzano. Quindi appunto se siete persone introverse, che vi piace anche stare da soli, magari soffrirete magari di meno la solitudine. Se invece siete persone che avete bisogno proprio di calore umano, sappiate che comunque i giapponesi sono molto diversi dagli italiani, meno, non meno, non freddi, sì, diciamo un po' freddi. Anche le mie colleghe adesso si aprono, scherzano e ridono, ma c'è sempre quella specie di muro. Comunque ne parlerò in un altro video molto interessante. Ho in mente tanti video che io mi vengono in mente quando, prima di dormire. E niente, questo è tutto. Sono contenta che sono riuscita a fare un video. Questo è stato un video un po' così, veloce, spero di fare altri video dove racconto meglio tante cose, fatemi delle domande e mi trovate anche su Instagram. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, grazie per avermi seguito come sempre, un bacione, Gianè, bye bye! まだ信じてる